Ernesto è stato incontrato dopo aver portato i cani al parco. Insieme agli altri barboni, era lì con tutti i No, barboni. no, 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 io sono andato al parco a portare i cagnetti prima della cena di Capodanno, c'eravamo poi noi quattro in famiglia, non c'era niente di più, un ospite o un amico. E abbiamo fatto questa cosa, io ho portato fuori i cagnolini e tornando dal parco, seduto su un murettino c'era questo signore che avevo già visto altre volte lì al parco, perché a due passi dal parco c'è il centro di Ortles, il centro di ricovero dei barboni, diciamo. Niente, era fuori orario perché loro devono rientrare alle 8. Erano le 8:30, lui era ancora lì. Era la notte di Capodanno, facevamo freddo boia, una palla e l'altra. Aveva una bella faccia, lo vedevo da un po', e gli ho proposto di venire a cena da noi. E lui, mi ricordo, mi aveva detto: "Eh, no, ma io non la conosco." E ho detto: "Ma nemmeno io la conosco, però cioè, se vuole venire a cena da noi, va bene, insomma, no? È reciproca la cosa." E lui mi ha detto: "Va bene." Ed era senza una gamba. Quindi lui viaggiava con le stampelle e aveva questa gamba completamente amputata. Aveva raccontato ai tempi, che lui aveva la spina bifida. E questo, faceva sì che lui avesse dei dolori pazzeschi, una storia e l'altra, con questa gamba. E aveva deciso volontariamente ed era un'alternativa ai dolori. Se non so bene come funzionasse dal punto di vista medico questa cosa, ho deciso di farsela amputare. Quindi lui volontariamente si è fatto amputare una gamba, ma veramente all'altezza del linguine, cioè proprio si è fatto amputare una gamba. Da lì, insomma, niente, lui è venuto poi a cena e aveva un viso particolare, una persona un po' speciale, come la cosa. Peraltro, piuttosto curiosa è che lui, l'ho scoperto dopo, però, era nato e in parte vissuto in Piemonte, non lontano, non so, a 60 km da dove io sono nato, cioè, quindi diciamo per l'Italia una distanza discreta, ma normalmente una distanza irrilevante, cioè eravamo nella stessa regione. E da lì niente, lui è venuto e poi chiacchierando durante la serata abbiamo deciso di fare questo video insieme. Abbiamo deciso, io gliel'ho proposto, gli ho detto: "Ma senti, ma perché non filmiamo questa cosa?" E lui ha detto: "Perché no?" E avevo piazzato questa piccola camera a un certo punto, giusto prima di mezzanotte, perché poi lui è arrivato molto prima, erano 3 ore che era in casa. Cioè, mentre era lì, ti è venuta in mente l'idea di Venuto fare il in video. mente, gliel'ho proposto, ormai era dato un minimo di confidenza, così ho visto la persona, così gliel'ho proposto e lui ha detto: "Perché no?" E allora mi è iniziato a fare queste riprese. La cosa. Buon anno! Allora. È il 2002, 31 dicembre, mancano 5 minuti alla mezzanotte, siamo quasi nel 2003. Quando avevo... Cosa dice Ernesto Quando di cominci? quest'anno? Eh? Cosa dice Ernesto di quest'anno? Non lo so. Come E di quello Silvio? futuro? Ho cominciato, beh, userei dire, non proprio male. Perché è bella in camera, Ernesto. Se non mi invitava lui ero all'Ortles, forse già che dormivo. A che ora dovevi entrare all'Ortles? Le risate. Forse l'una. Verso A mezzanotte meno 5. l'una. La festeggiano anche là. Sì, penso che facciano qualcosa, sì.
Domenica, domenica lì all'Ort sono venuti quelli di un gruppo di boy scout, non so se erano boy scout o di Caramagna, a portare la colazione e fare un po' di festa. Un po' ma di... sai che non sapevo della quella, colazione, io pensavo che fosse... Ti verso un po' di caffè? No, comunque la ragazza, quella che fa i vasi, aveva detto che c'era la... la colazione. Voi zucchero? Sì, voi zucchero? Sì. E vecchia Armagna dentro il caffè? No, oggi sono a parte? Ha preso il vino ma non ha preso i bicchieri. No, vabbè, mi sono occupato della camera, insomma. Ma scusa. Questo cambio di anno. Chiara? Grazie. Silvia, io c'ho già il mio. Allora, cosa si fa? Si riempiono già i bicchieri per stare pronti, no? Quasi. Ci riempiamo già i bicchieri 3 minuti, per stare pronti per minuti. I brindisi. Tanto non abbiamo ancora lo spunto. Oddio, bisognerebbe proprio... Bisognerebbe aspettare quel pappo. Ma non ce l'abbiamo. Già lo facciamo a voce. Tutto. No, si può anche... Beh, si può aspettare mezzanotte a versarlo. Dai, aspettiamo. Comunque mi sono rasgordo di una cosa. Facevo molti più soldi. Cioè, più sei un essere civile e più fai soldi. Ah, sì? Cioè, io andavo in giro una volta con la gamba, no? Tenuto abbastanza bene, ero quasi sempre sbarbato, cioè avevo 9 anni di meno. Insomma, ero più... Forse perché a un certo, non so, piace di più alle persone, perché sei un po' più così e i soldi girano meglio. Se ti vedono con le stampelle, con certo male, come sono io, una cosa o l'altra, fai meno soldi. Dici? Cioè, ma sono anche altri anni. No, senti. È l'euro che c'ha. Secondo me è l'euro che ci ha rovinato. Guarda che ha piegato l'economia di un sacco di famiglie. Chiaro, no? Sì. Ti dico una cosa, ho imparato a conoscere la gente della strada. Hai ragione. Trovi una persona generosa che dà sempre, no? Da a me, quando dopo 9 anni, che mi dava a me 9 anni fa. Mm. No? Però quella stessa persona a 9 anni fa a me dava 10.000 lire. Oggi come oggi ne dà solo 5, perché sono un po' più invecchiato. No, ma non dipende solo da te, dipende dal fatto che non si può più. Non si può più, anch'io. Il risultato finale è una cosa, che le persone danno più a un giovane che a un anziano. Dici? L'ho scoperto io con le mie benessere. Vedono un bel le signore che vanno in giro senza offesa. Ma secondo te qual è la molla che spinge le persone a... Niente. Una bella donna, se vede un bel faccino in giro che chiede la carità, quella bella donna ti dà 20, ti dà 100.000 lire. Se quella bella donna, se vede un dico anche, non dico proprio come, ma vede un barbone così con la strada, se ti dà 1 euro è tanto. Perché il faccino attira di più, accidenti. Insomma, no. È una storia vecchia come il mondo. No. È mezzanotte! Anche il tuo orologio, Ernesto. È mezzanotte. Allora. È mezzanotte! Le bollicine. Le bollicine che bollicinano, che non abbiamo. Evviva! Ma io non sono tanto d'accordo. Tu hai la tua teoria dalla parte della strada. La tua pratica. Hai ragione. Io anche di più una persona anziana piuttosto che una giovane. Sì. Uno giovane ti fa, dici, vabbè,
in qualche modo se la può cavare. Tu, se uno lo dice, lo so, quello che ragiona, anch'io ragiono così. Non è male questa play. Sì, magari io anche, però, dal giorno di meno. No, no, ma ragiono anch'io. Ma ragiono anch'io così, ma la maggior parte delle persone ragionano in un altro modo, vedono il mondo in un altro modo, che vuol dire che. Insomma, facevo più soldi una volta che più giovane che adesso dopo 9 anni. Sì, però anni. Comunque ci sono anche meno soldi che gira. Lascia perdere. Guarda, ma quello è importante. Lo so. Perché una famiglia 5 anni fa poteva fare delle cose che adesso non può più fare. Madonna. Attento che sparano. Che bella questa cosa. Sì, sì, qui hanno sparato con la pistola, avevamo dei bossoli. La pistola vera, abbiamo trovato i bossoli qui in questa micro giardino. Ah, l'anno scorso adesso? Sì. No, scorso... veramente non nel giardino, abbiamo trovato sul terrazzo. Sul terrazzo. No, ma l'anno scorso adesso, per il fuoco, cioè, tipo sparavano. Sì, sparavano dalle fin dai palazzi qui, sparavano. No, vero. Sarà per abitudine, il vecchio Romagna è diventato un po'. È tutto buono. No, cioè, è un'abitudine, ti abiti con il cuore. Ma tu dovresti veramente fare del film. È telegenico. È bellissimo. Sì, dovevi fare l'attore. No, è straordinario. Ce l'avete più voi. Ce l'avete più voi. No. Sì. Cosa? L'esprit. Chiudo? Ah sì, è già chiuso. Ho chiuso perché fa freddo, poi ho paura che ti arriva qualche razzo. Non basta l'esprit, ci vuole un grande dono del buon Dio per fare la tua. Sì. È come l'intelligenza, no? Lasciamo perdere gli ingegneri o chi ha la capacità di inventare qualcosa. Hai presente il G8 che c'è stato a Genova, no? Sì. O altre riunioni che ci sono al mondo tipo G8, tipo, o quelli che facevano e che fanno ancora la FAO, tipo Forum del Mondo, no? Che intervengono i potenti della Terra, no? Sì. Cosa succede in quelle riunioni lì? Che qualcuno decide qualcosa, no? Giusto? Giusto? Dovrebbe così, no? E dopo che quelle persone hanno deciso qualcosa, ci vuole, hanno deciso una condotta, per esempio, decidono che per stabilizzare la moneta al mondo occorre far scoppiare una guerra. Sì, è quello che stanno facendo adesso. Devono far scoppiare una guerra da qualche parte. Parlo di riunioni un po' più chiuse del G8, no? C'è qualcuno, però come fare? Allora ci vogliono delle persone intelligenti che studino come far scoppiare la guerra. Non i terroristi, persone intelligenti al governo, cioè quelle persone intelligenti che dicono poi i governanti, tutto, o dicono i militari, fai poi. Insomma. Sai quanto sono pagati quelle persone lì? L'avevo letto su Panorama, i grandi dirigenti della Terra, come li chiamano, no? quelli che diciamo, decidono della vita e della morte dei paesi, 2 miliardi e mezzo al giorno. Lo stipendio normale che hanno quella gente lì, no? I grandi miliardari. No, sembra uno scherzo. Ma dai, 2 miliardi e mezzo al giorno. C'era sul corno, i grandi dirigenti della Terra. Non spiegavo fino a che punto arrivasse questa categoria qua, cosa sono in realtà, no? 2 miliardi e mezzo secchi proprio, cioè, poi può essere uno, può essere quattro, cioè, che può oscilla, no? Dice quello molto più pagato e quello un po' meno, 2 miliardi e mezzo al giorno, insomma. Però hanno una capacità mentale di tipo est, ha scoperto la relatività. Quella gente scopre come sollevare, non so, praticamente ti dice come far scoppiare una guerra in Vietnam. O come sono Machiavelli là. O,
o ti spiega come sanare una moneta di un paese, no? Che, come fa salire il dollaro a spese però di un altro paese, perché non può salire per sport il dollaro, no, cioè, bene. Perché siamo pagati così tanto, non lo sapevo. Sì, l'avevo letto sul Panorama qualche anno fa, in ospedale, no? Era un articolo che era chiaro proprio. Sono i più pagati al mondo, no? Proprio. In quell'epoca lì, mi ricordo 4-5 anni fa, Bill Gates, no? Praticamente è uno tra gli industriali più ricchi al mondo, no? Mi pare che la Microsoft allora, qualche anno fa, aveva avuto una perdita, perdita proprio così, di qualcosa come 120.000 miliardi di lire, no? Cioè Bill Gates ha perso 120.000 miliardi di lire. Oddio, leggi una cosa del genere, Berlusconi allora, in quegli anni lì, stesso giornale, no, cioè, quel periodo lì, no? Il giornale Panorama, Espresso, così, valutava il patrimonio di Berlusconi in 38.000 miliardi. Patrimonio tra azioni, tra fama. Un terzo. Ecco, lui in pochi mesi Bill Gates ha perso 120.000 miliardi, tre volte un terzo, tanto. Cioè il triplo di quello tra che la ricchezza di Berlusconi. Adesso sarà un po' di più, che Dio. Sono tanti qui. Se uno si pensare che Berlusconi sia povero rispetto a un altro è sempre piacevole. Il più bello è che quando ero e ancora adesso ogni tanto ci ragioni sopra, no? Dici, cioè, fino a quando avevo 20 anni, no? 30, forse 30, poi sono cambiato dopo, ho imparato che non è così in realtà, no? Allora, ti vedi che va al governo come Berlusconi, no? Giusto? Te lo vedi, no? Va al governo, entra così, no? Allora, sai che Berlusconi dietro di sé ha un patrimonio di 40.000 miliardi, no? Cioè è ricco, no? Ora, i politicanti quanto sono pagati in realtà? Parecchio. Sì, parecchio, ma non arrivano. Ma parecchio, cosa vuol dire parecchio? Qualcuno parla di 20-30 milioni al mese. Ecco. Ma per tanti persino sono sempre mezzo, insomma, è sempre una cifra. Quando ti vedi almeno ragionavo io quando lui dice che si è fatto da solo. Ma voglio dire, una persona ha 40.000 miliardi. Però parlo dell'epoca di 30 anni fa, no? Quando avevo 20 anni io. Come se ne avessi 20 anni adesso, come ragionavo una volta. Poi ho capito che non è così, no? Allora, ti vedi una persona come Berlusconi con 40.000 miliardi che va al potere, no? Allora, cosa pensi di lui? Il primo colpo che mi viene da pensare a me, dico, ma uno che ha 40, cioè uno che è ricco, ma ricco sul serio, no? Va al governo, non gli interessa arricchirsi, gli interessa poco arricchirsi come stipendio. No, aspetta, gli interessa poco arricchirsi come stipendio, no? Però ti viene da pensare a dire, ma quello, visto che è ricchissimo, farà gli interessi degli italiani. Così si pensa, ma non è. Ecco, mi sono reso conto che la realtà è un po' diversa. Cioè, non importa, ci sono persone che guadagnano, sei contento dello stipendio perché poi io c'ho una mia politica, una mia cosa, no? Cioè una persona che è al governo, cosa fa quella persona al governo? Fa l'interesse dell'Italia, dovrebbe, giusto? No, sì, la sua funzione è fare gli interessi dell'Italia e degli italiani, del paese, no? Il paese però è il paese che dovrebbe diventare un paese che si sta bene, no? E poi degli italiani, che vuol dire cioè, dalle pensioni alle opere sociali, insomma a tutto tipo di cose, no? Ora, quella persona lì, per conto mio, come la penso io, no? Dici, ma pagatela bene, perché è giusto che sia pagata molto bene, assolutamente, perché fai
poi ma il potere è un altro discorso ancora rispetto al denaro. No, ma lascia cioè, no, ma lascia perdere il potere. Non è solo, solo il denaro che muove le cose. No, lascia perdere le, non è uguale, guarda. Devo muoverli? Secondo te è uguale? No, cioè non c'entra niente. Cioè, ti rendi conto però che la realtà è un'altra, è diversa, cioè che non sono validi certi principi cretini che uno pensa, no? Cioè mi viene schifo praticamente, no? Io personalmente ripiango i tempi che c'era l'almirante al potere, che c'era, non sono di destra, intendiamoci, ma ripiango quei momenti lì. Ma perché c'è Berlusconi un po' a sinistra? Berlusconi sapendo come. Cioè a quel, no, rimpiango quei momenti che si stava forse un po' meglio, erano tutti figli di buona donna, quella gente lì, come lo sono quelli di oggi. Però i tempi di Almirante, chi c'era? Almirante era di destra. A sinistra chi c'era? La Democrazia Cristiana, fondamentalmente. No, no, sinistra come persona, no? Il tempo, sai l'Almirante, no? Sinistra. I tempi di Moro, i tempi. Berlinguer. Berlinguer. Cioè, no, si stava forse meglio, non lo so. Gli anni di piombo. Gli anni brutti, sì, forse. Gli c'erano, anni di piombo. C'erano le Brigate Rosse che però sono ritornate. Il terrorismo è ritornato pesante. Non so che, non si sa che cosa sia. Un anno e mezzo fa vedi saltare i due grattacieli in America, roba da rissare di capelli. No, non è i due grattacieli che crollano in sé medesimo, no? Ma è le conseguenze del gesto in sé medesimo. Cioè, l'attacco all'America è micidiale proprio, vuol dire uno Stato che dovrebbe, che una volta era intoccabile, che adesso, cioè, cose che... Sì, questo ha sconvolto. No, ti salta il deficiente, che invece dei due grattacieli in America, a parte il Pirellone qua a Milano, no? Ma diceva cancelliamo mezza Milano dalla faccia della terra, no? E com'è successo i due grattacieli così? No? Ti butto un paio di aerei che atterrano malamente in Milano invece che sull'aeroporto della Malpensa in Piazza del Duomo e spiana mezzo chilometro quadrato di succede 200.000 morti lo stesso come è successo là, è uguale. No, beh, lì è stato pesante. No, è pesante su sé. Cioè, una volta può essere uguale. Cioè, poi tanti cretini che vedi in giro, che... No, a parte i cretini come fanno, ma voglio dire, tanti... La gente diventa scema, ti ammazzano. Cioè, basta leggere i giornali come... No, io non so come... Cioè, marito e una moglie... Ammazzi la moglie così, o la moglie il marito, o la moglie il figlio, o la moglie la figlia. Quasi come fosse un gioco, no? Cioè, senza un motivo, senza... Sì, non si sa bene che cosa spinge. C'è sempre stato. Sì. Perché mondo è mondo, no, il nostro compito è sopravvivere. In quel senso sì. Però no. Beh, lui nel discorso che faceva prima questo lo ha chiarito bene. No, cioè, è normale, cioè, Caino, i primi si sono già, il fratello ammazza l'altro per gelosia. Sì. Cioè, non voglio dire che è normale. Cioè, è normale che succede, ma non che sia normale troppo. No, non è normale, però purtroppo. No, succede, ma non dovrebbe essere normale. No, ti fa venire mal di pancia, perché poi. Almeno che sia una balla grosso, come una casa della Bibbia, che io non bene. Quanti erano al mondo? In due basta. Chi c'era ancora? Vabbè. No, non c'è da ridere. Vai a vederla così. No, Nebbia, dove vuoi andare?
C'è da ridere, è come due naufraghi che vanno su un'isola deserta, no? Che affonda la nave, si scendono lì, no? Metti due uomini, no? Certo. Un uomo e una donna è già un po' diverso, ma due uomini, si siedono lì, sono solo loro, no? Animali, una cosa o l'altra, beh, chi se ne frega, me ne resto solo, magari mi viene appetito, lo mangio. Certo. Voglio comandare solo io, o divento il mio schiavo, muori. L'altro è un po' difficile, allora male. No, scherzi a parte, cioè io, vabbè, adesso siamo andati a finire questo macabro col nuovo anno, colpa mia. Cioè in America ha 52-54 stati, non sono. Una volta 52, adesso sono aumentati. Sono 54. O 54, sono aumentati un po', no? Quasi in tutti c'è la pena di morte, no? Beh, io a 20 anni lavorivo, non la trovo giusta. Adesso comincio a trovarla giusta. Sì. Cioè, se non la pensate come me fa niente. Se mi trovate sbagliato fa niente. Lo dico francamente. Perché? Cioè, adesso, quello che può darmi fastidio personalmente è l'errore di giudizio, questo sì. No? L'errore di giudizio. Pronto. Uccidere un innocente, cioè farlo condannare alla morte. Ma quando leggi sul giornale. Capito, ma come? Senti, ma quando pensa che l'errore di giudizio è così possibile? Esatto. Che sì, no, infatti. Non perché adesso infatti la Chiaretta ha dovuto attraversare alcune stanze per raggiungerle. Il giudizio è che io ammazzo te, no? Bene, molto bene. E voi? Cioè. Oppure tu vieni ammazzata da un altro e danno la colpa a me. Io non sta, quello è il loro giudizio. Io non ne posso niente perché. Però ti ammazzano lo stesso. Però ti ammazzano lo stesso. Lì va male. Oggi però, ho visto la cagnetta che può leggere cosa dentro una tagliola. Per evitare appunto che qualche innocente tutti si finisca di mezzo non deve essere sì, messo da nessuno. Povera. Tanto moriamo tutti a noi. Non c'è fretta, la punizione arriva dopo, subito di là. Cioè, è una questione di opinioni, io ho letto per esempio, non so, vabbè, sì, adesso basta aprire il giornale, ci sono centinaia di morti ammazzati così, sì, ma come fosse un gioco. Allora ti leggi sul giornale tempo dietro quella suora che 3-4 allora ragazzi l'hanno ammazzata, così a ragazzi allora, tanti, 18 e 20 anni. Sì, tantissimi auguri, un bacio grande anni, grande e la stessa conclusione che tu hai ucciso a Freccia. Cioè, a domani. Voglio ucciderla. No. A domani. Senti, tuo marito chi è lui? No. Lui. No, tanto per dire, no? Metti una cosa, no? C'è un qualcuno, entra in casa, no? Così, per rapina così, ti ammazza, no? Io non so come sta il sacerdote. Intanto. Io dico una cosa personalmente, non c'ho una moglie, c'ho ancora una zia. Vabbè, c'ha 90 anni, la vedo ogni tanto, no? Mi vuol bene, le voglio bene. Quando la vado a trovare mi dà dei soldi, così, no? Ora, non so, viene un rapinatore. È difficile quello. No, ma viene un rapinatore, te la rapina e te la ammazza. È il primo istinto quello di ammazzare. No, ma non è quello. Non è quello. Allora, non è quello. Cioè, dai tutte le scuse che vuoi. Cioè più che altro è quella mia massa, mia zia che a cui voglio bene, però quel rapinatore è combinazione, non so perché, so che è lui, no? So che l'ho ucciso a freddo, l'ho ucciso così per sport, portargli via 100.000 lire, tanto per dire uno. Per sport. E, no, per sport, sì, no, sì, sì. Per sport, perché si ammassa per sport, no? Certo. Non è per sport, è infermità mentale o paranoia, tutte quelle cose, o indifferenza, no, paranoia, infermità mentale in genere sono
non ti ho trovato a scuola, non esiste, però so che l'ha fatto così, no? So che è lì, no? Come se io lo ammazzo. E beh, la fai da poi i parenti di quello, ma ammazzo, vogliono ammazzare te perché non hai ammazzato. Non mi interessa, no. E poi non lo so, i tuoi parenti vogliono ammazzare i parenti di quello perché hanno ammazzato. No, è il discorso tu, non è quello il discorso, no, non è quello, perché io so che è un eccesso. È ovvio che se ammazzo una persona deve essere molto indolore io che ammazzo quella persona, cioè, non lo deve sapere nessuno. Lo so che non deve sapere nessuno, ma grazie, allora il delitto perfetto è come il dottore non è il delitto, sapere nessuno, peccato che non è il delitto perfetto, no. Ora, no, a me piacerebbe mai eliminare così le persone malvagie col pensiero, no, il potere di... c'era anche il pentimento. Così una cara scelta, però... No, no. Cia, non solo no, le elimino, no, però, col pensiero... Però, dunque, io leggo in America, non leggo i giornali americani, anche perché non sono inglese, però posso immaginarmi come leggo quello italiano, giustiziato, certo, tic, 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 tic. Cosa ha fatto? Centrafiletto, ucciso una persona. Centrafiletto? No, sì, ucciso una persona, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 omicidi. Ti dico francamente come la penso io. Sono contento, dico. Porco Giuda, hai ammazzato 11 persone, crepa. Ma oltretutto è uno scherzo, perché cosa gli fanno? Una puntura ed è indolore, non senti niente, tipo sala operatoria. Quando ti addormentano, prima ti danno il pentotal che ti manda in orbita, no? E poi ti danno il veleno e non senti niente. E quello ha ammazzato 11 persone. Cioè, io personalmente, no, è questione di punti di vista. Ma in casi... Io lo trovo giusto e basta. Poi se leggo l'altro coso, giustiziato una persona che dopo tanti anni era innocente, così mi secca. Ecco, quello sì, però la maggior parte delle persone che vengono giustiziate sono colpevoli. Passiamoci chiaro, sono colpevoli della testa. Però negli Stati Uniti sono colpevoli, la maggior parte, per esempio, sono tutti neri. No, ci sono anche di bianchi. Rarissimi serial killer, quelli rarissimi, sono quasi tutti neri quelli che finiscono. Vabbè, che siano neri o no, comunque. Guarda caso, però non è una cosa equa. Chissà perché vengono sempre incriminati, giustiziati, chissà perché, ma... Beh, che non sono loro, che ne so io. Non è giusta una legge che arriva a stabilire la pena di morte, perché è un metodo per reprimere comunque una certa minoranza, poi lo puoi usare a tuo... Insomma, puoi metterlo in galera, ci sono delle galere sicurissime per 100 anni, non puoi più uscire, lo metti ai lavori forzati. A quel punto ti dico un'altra cosa, succede in Italia, no? Una persona ammazza una persona... Un uomo o una donna, no, ammazza una persona, a freddo. Cioè, l'ammazzata e basta, o più persone. Viene processato, condannato, qualche anno, poi graziato dopo qualche mese, cioè, dopo qualche anno. La persona li ha ucciso. Ho ucciso 3-4 persone. Esce di carcere. 3 mesi dopo che è fuori, muore un'altra persona. Lo riprendono, si sa che è lui. Io vado vicino a quella che ha ammazzato il marito, alla moglie, ha ammazzato il padre, insomma, al parente di quella persona lì. Come la pensi adesso tu della pena di morte? No, quella persona lì, se la persona lì, se non è della pena di morte, ma se non lo facciano uscire di carcere, quella persona lì sarebbe ancora viva. La cosa pazzesca che è successa dopo è che il mattino dopo, lui poi a una certa ora, l'una di notte, non se non ricordo, lui se n'è andato, è tornato, non lo sapevamo, perché lui diceva che l'Ortles era aperto fino all'una, quindi credo, ma non penso fosse vero. In ogni caso, lui all'una o poco prima dell'una se n'è andato e il mattino dopo io sono uscito di casa, pioveva, ma faceva un freddo cane, sa? E mi sono trovato Ernesto giusto fuori di casa, seduto su un marciapiede. Era Ernesto seduto per terra, zuppo. Gli ho detto: cazzo Ernesto, ma cosa fai? Ma com'è che sei? Ma cosa hai fatto? Ma sei rimasto qua?
No, ma non è niente, non è niente, cioè, sono qua, non ti preoccupare, non è niente. Io ho detto, ma guarda che cazzo. Quindi lui è stato freddo. Tutta la notte fuori dalla porta, cioè uscito, è stato tutta una serie. Suppongo di sì. Io ho detto, ma insomma, ma fa freddo, ma guarda, non, cioè, è una pessima idea, cioè, veramente da mali. No, non ti preoccupare, no, niente. Però era imbarazzante perché in qualche modo a noi pareva di averlo ospitato, no? Cioè, vabbè, queste stronzate che si fanno di ospitare una persona che magari supponi non abbia una dimensione così felice la notte di Capodanno. L'abbiamo portato con noi, ci sembrava di aver fatto, tra virgolette, una buona azione. E il mattino dopo te lo ritrovi per strada, fradicio. Cioè, insomma, abbastanza... avevamo sbagliato qualcosa. In qualche modo, insomma, gli parlo, gli dico, dai Ernesto, niente. Boh, Ernesto si sposta. Ernesto si era spostato dopo queste... così... queste mie sollecitazioni, alla fine non era più seduto lì davanti, non l'ho più visto. Il giorno dopo ho saputo da una persona portando i cani sempre al parco, eccetera, che Ernesto era stato trovato al mattino congelato però dietro al parco. Lui si era seduto, si era inzuppato, poi si era seduto davanti al parco, cioè, penso io, non so come sia andato, lui è morto congelato.